Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vorrei recensirvi e farvi vedere e provare il testing proprio insieme a voi il fondotinta nuovo, appena uscito, quindi con le novità di settembre presentate alla Fiera di Bologna e Melsana, e il nuovo fondotinta della Puro Bio Cosmetics in versione compatta. È un fondotinta che vedrete le peculiarità e adesso ve ne parlo un po', che trovo veramente veramente comodo, soprattutto per l'applicazione giornaliera e per portarselo in giro, è super comodissimo. È un fondotinta prodotto in Italia, completamente biologico, vegano, quindi che non utilizza nessuna sostanza di origine animale. Conosco bene questa azienda perché sapete che realizzo per loro i video, quindi ho visto tutta la passione che mettono nella realizzazione di ogni prodotto, per cui questa è una cosa molto molto piacevole da scoprire. Lo potete trovare ovviamente in alcuni siti online che tengono la linea della Pure Bio Cosmetics, credo che nel loro sito ufficiale ci sia la lista completa dei rivenditori online. In più, se avete delle bioprofumerie nella vostra zona, sicuramente troverete lo stand della Pure Bio, per cui non sarà difficile trovarlo. Quindi parliamo un po' delle caratteristiche. È un fondotinta compatto che vi arriva in questa confezione. Adesso in sovraimpressione vi lascio vedere come è fatta la confezione, perché all'interno trovate ovviamente il refill del prodotto e anche la spugnetta. Nel caso in cui avete terminato il vostro prodotto, non dovete ricomprare tutta la confezione, ma semplicemente il refill che vi arriverà o lo comprerete sia insieme alla cialdina che anche insieme a una spugnetta pulita, in modo tale che potete utilizzarla e non avere la spugnetta molto molto sfaldata. Questo è un grande vantaggio. In sovraimpressione vi lascio sempre l'immagine con la dimostrativa, con la quale riuscirete a capire quanto è facile estrarre il prodotto e reinserire la cialda nuova. Quindi non dovete accendere niente sotto, non dovete premere tasti minuscoli, non dovete avere la spilla di iPhone per poter scavare e aprire il prodotto, quindi è tutto super semplice. Basterebbe anche un mignolo oppure un'unghia bella appuntita o l'altra estremità del pennello piccolo, se posso darvi il suggerimento. Quindi questo prodotto all'interno ha 9 grammi. La scadenza è di 12 mesi dal momento dell'apertura, quindi PAO, e poi gli ingredienti insieme all'immagine dimostrativa vi elencherò anche tutti sotto nell'info box, così riuscirete a vederlo. Se siete curiosi di sapere come si comporta su una pelle sensibile, acneica e grassa, quindi non perdetevi questo video, andiamo avanti con l'applicazione. L'altra volta abbiamo provato ad utilizzare la metà del viso con le mani l'applicazione e l'altra metà con il pennello. Questo è stato fatto perché abbiamo deciso che i consumatori che non hanno la strumentazione come il pennello possono provare anche direttamente l'applicazione con le dita. In questo caso, visto che il prodotto viene servito in dotazione con una spugnetta, andiamo ad utilizzare quello che ci consiglia il produttore, quindi la spugnetta direttamente. Come vedete, la situazione della pelle non è migliorata. Per chi non avesse visto il primo video del testing che ho avviato come rubrica settimanale, vi consiglio di andarlo a vedere. Magari qua sopra vi lascio la scheda in sovraimpressione, così potete vedere il video dove ho testato Dermacol, quindi uno dei fondotinti più coprenti, diciamo, dell'ultimo periodo. E quindi andiamo ad applicare questo fondotinta. In questo periodo, dove sono ancora leggermente abbronzata sulle spalle e sul collo, e l'avrete notato anche nell'altro video perché qualcuno mi ha scritto che ero leggermente più chiara della tonalità che ho scelto del fondotinta, ma io l'ho preso perché la maggior parte dell'anno sono molto chiara, invece in questo periodo sono ancora un pochino abbronzata, soprattutto sul corpo perché sul viso non prendo il sole. Quindi proviamo ad applicare. Sto utilizzando il numero 02, per cui vado a prelevare il prodotto direttamente con la spugnetta e comincio a coprire quelle che sono le imperfezioni. Allora, qui c'è un brufolo molto rosso, sono quasi certa che non lo coprirà, però lo proviamo. Io preferisco sempre prelevare meno prodotto all'inizio e semmai stratificarlo nel punto dove dovessi aver bisogno. È piuttosto coprente. In alcune zone dove ho bisogno di più coprenza, dove ci sono le cicatrici dell'acne vecchio, lo stratifico. Nel punto dove ho i pori, quindi intorno al naso, preferisco non stratificarlo perché sono convinta che i prodotti in polvere dopo un po' fuoriescono un pochino in modo abbondante, per cui preferisco avere il naso non molto coperto. Sul naso cerco di stirare bene il prodotto, in quanto facendo dei movimenti e scaldando il prodotto noto che i pori diventano meno evidenti, per cui lo lavoro un po' come se fosse un po' qualcuno si sta preparando per la Formula 1 o
o per la MotoGP, va bene, io non mi intendo né delle macchine né delle moto. Quindi così, e magari provo a coprire questo brufoletto direttamente con il dito. Come vedete non riesce a coprirmi questo pigmento, però è davvero scuro, l'ho provato anche a schiacciare ieri sera, non fatelo, non andrebbe fatto. E diciamo, questo è il risultato sulla metà del viso. Vi posso dire subito che il prodotto è piuttosto invisibile sulla pelle, lascia una sensazione molto piacevole e molto asciutta, soprattutto per chi non ama mai sentirsi la pelle particolarmente umida, sicuramente farà il caso vostro. Come coprenza è media, diciamo non altissima, perché alcuni punti, alcuni rossori sono rimasti leggermente scoperti. Diciamo che come uso quotidiano, io sinceramente non amo il cerone, quindi se mi si vede qualche brufoletto qua e là non ci faccio caso. Io non sono una che deve uscire per forza completamente omogenea, non mi interessa, perché se c'è un brufolo particolarmente grande sì, ci posso mettere un correttore, ma se non ho voglia di farlo sinceramente non mi faccio un problema se si vede un brufoletto. Se invece siete amanti di una coprenza molto uniforme, dell'incarnato super uniforme, vi consiglio a questo punto di andare con un prodotto in crema, un correttore, prima dell'applicazione di questo prodotto in polvere, perché se doveste fare al contrario presumo che vi venga il pastone, per cui per evitare questo fate prima la crema, in seguito tamponate come se fosse una cipria, utilizzate direttamente il fondo. Proviamo la seconda metà, dove io ho meno diciamo parti disomogenee, quindi sicuramente sarà più facilitata l'applicazione. Il risultato è super super naturale, non viene assolutamente il pastone, non si vede lo strato e la sensazione sulla pelle è molto asciutta. Ok. Diciamo che come prodotto da giorno, come prodotto per le ragazze che vanno a scuola e all'università, velocissimo, da portarlo anche in borsetta per poterlo ritoccare durante il giorno, lo trovo super ottimo. Ovviamente se avete la pelle particolarmente secca forse non è proprio il caso vostro. Finisco il resto del viso, quindi vado ad applicare un pochino di terra, finisco tutto con i prodotti della Puro Bio. Vado ad utilizzare la terra della linea Resplendent, il numero 03. Ne prelievo poco poco, scarico come sempre sullo specchietto e poi vado a dare un pochino di ombre in questa zona per far sembrare il mio viso più snello e più scavato. È un'impresa non facilissima, ma ci proviamo. Vado ad utilizzare il blush sempre della Puro Bio, il numero 02, il rosa pescato. Lo vado ad applicare con il loro pennello per il blush sulle gote, sfumandolo verso la terra che ho appena applicato. Adesso sono le ore 11, quindi io dovrei uscire di casa più o meno verso le 3:30. Una volta che arriveranno le 3:30, dopo 4:30 vedremo come si è comportato questo fondotinta sulla mia pelle allo scadere di queste ore. Quindi ci vediamo più tardi. Sono le ore 16, quindi sono passate all'incirca 5 ore dall'applicazione. Vediamo un po' come si è comportato questo fondotinta. Vi metterò un'immagine in sovraimpressione di un viso molto molto ravvicinato, così riuscite a vederlo veramente come si è sistemato nei pori e come l'aspetto del fondo in questo momento. Anzi, sono le 16:30 e lo sentirete sicuramente delle campane. Allora, il fondo lo stesso, il mio solito problema, si è lucidato qui intorno al naso, si è lucidato qui nel mento, si è lucidato qui nella zona della fronte. La zona della fronte è quella che in questo momento ha più problematiche, perché ho tantissimi brufoletti sotto pelle, anche se sono andata a fare la pulizia, non si riescono per ora ad estrarsi perché stanno veramente in fondo, sono tanti, fanno effetto carta vetrata sulla fronte. Quindi cosa succede? Che in questa zona qua il fondo è leggermente fuoriuscito, però tutto sommato non si è raggruppato nei fiocchi. Questa è la cosa che io odio di più in assoluto, quindi in ogni caso il risultato è veramente super valido. Per un fondotinta naturale, anzi facciamo una prova,
provo ad opacizzare sopra una parte completamente lucidata, questo fondo. Diciamo che non è più così super sottile, ma crea un pochino di strato, quindi sovrapporlo, forse prima bisogna utilizzare una salviettina per togliere il sebo più che sovrapporlo. Però tutto sommato, ripeto, è veramente veramente super valido. Vedete che l'aspetto è piuttosto fresco, ho cucinato sopra i fornelli, quindi c'era parecchio vapore, quindi questo è l'aspetto dopo 5 ore dall'applicazione. Spero che questo video vi sia stato utile, datemi i vostri suggerimenti per i prossimi prodotti da magari provare insieme a voi e recensire nel caso in cui voi avete la stessa mia pelle. E seguitemi su altri social, Facebook e Instagram, vi aspetto e vi mando un grandissimo bacio. Ciao!